Dottor Danese, cosa sono le MICI, le malattie infiammatorie croniche intestinali e quante persone colpiscono in Italia? Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono essenzialmente la malattia di Crohn e la retticolite ulcerosa e in genere si calcola che fra 150 e 200.000 persone ne siano affette in Italia. In genere hanno un doppio picco di incidenza fra i 15 e i 45 anni e poi una seconda incidenza dopo i 65 anni. I sintomi sono rappresentati essenzialmente da diarrea, che può essere sanguinolenta, con dolori addominali, dimagrimento e poi ci possono essere anche altri sintomi sistemici dovuti alla presenza delle complicanze. La diagnosi in genere si fa con più esami, prima di tutto l'esame endoscopico con l'esame istologico, poi ci sono diverse modalità di imaging radiologico, poi gli esami di laboratorio e ovviamente la visita dal gastroenterologo. Quali sono le opzioni terapeutiche che sono a disposizione dei medici? In genere i farmaci che si utilizzano sono rappresentati in prima battuta dagli steroidi e dagli immunosoppressori e poi ovviamente dai nuovissimi farmaci biologici che rappresentano un'innovazione per il trattamento sia della malattia di Crohn che della colite ulcerosa. Innanzitutto i farmaci biologici sono estremamente efficaci anche nei pazienti resistenti alle terapie tradizionali, quindi già questo è un enorme vantaggio. Seconda cosa, ci sono degli studi recenti, soprattutto nella malattia di Crohn, che fanno vedere di come l'utilizzo degli anti-TNF, come per esempio Infliximab, sia una strategia superiore rispetto all'utilizzo dei farmaci classici come la zatioprina. Le MICI chiamano direttamente in causa il sistema immunitario. Cosa succede al sistema immunitario quando insorge una patologia autoimmune? Succede che il sistema immunitario purtroppo risponde contro noi stessi, si ha quella che si definisce una reazione autoreattiva. Al posto di semplicemente rispondere a uno stimolo esterno, che può essere un qualsiasi stimolo, un patogeno, una caduta, un graffio, purtroppo risponde contro i nostri stessi organismi o organi di qualsiasi tipo. Ci sono evidentemente diverse realtà di tipo autoimmunitario. Negli ultimi anni è cambiato il rapporto fra malattie infettive e malattie immunitarie nei paesi occidentalizzati. Sono diminuite le malattie infettive e sono aumentate le malattie immunitarie. Quali sono le ragioni di questa mutazione e in che modo si sono adeguate le terapie? Sono tante le ragioni. La più immediata è il cambio radicale delle nostre abitudini di vita. Sicuramente le abitudini occidentali, le igiene, i nuovi farmaci, le nuove terapie hanno sicuramente ridotto molte malattie, come anche hanno ridotto per esempio la mortalità infantile, però hanno fatto emergere moltissime altre patologie, sia perché prima erano sottostimate, ma sia perché non c'erano così tanti stimoli che il sistema immunitario non riconosceva più. Le faccio semplicemente un esempio: se lei va nei paesi, diciamo, del cosiddetto mondo in via di sviluppo, come l'Africa subsahariana o il Sud America, molte patologie presenti nel mondo occidentale, come le allergie o malattie autoimmunitarie, sono molto meno frequenti o addirittura assenti. Questo perché forse il sistema immunitario non è più abituato o stimolato da diversi tipi di stimolazione ambientale, di tipo antigenica, di tipo alimentare, di tanti tipi, per cui non è più abituato a rispondere in modo proprio e spesso ha delle disregolazioni che sono alla base del fenomeno dell'autoimmunità. Come si sono adeguate le terapie a queste mutazioni? Sono sicuramente molto cambiate nel corso degli ultimi anni. Prima classicamente la terapia spegneva l'infiammazione attraverso modi molto specifici e non selettivi. I famosi immunosoppressori o gli steroidi praticamente bloccavano l'infiammazione. Ora si riesce a bloccare l'infiammazione, ma con metodi molto più selettivi, si colpisce direttamente le molecole che sono maggiormente coinvolte. Si tratta quindi di terapie molto più selettive per spegnere l'infiammazione, con meno effetti collaterali, ma che purtroppo comunque spengono l'infiammazione in modo più o meno selettivo, ma non curano in modo definitivo la malattia.